Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod. Peter, come stai? Bene, è un bel funerale. Sì, solo Barry poteva volere il suo funerale in piscina. E ad essere sepolto accanto a Jim Morrison, per avere qualcuno con cui fare baldoria. A Barry Piper, mio socio e migliore orecchio nel campo discografico. La polizia cosa dice? Pensano che abbia bevuto un bicchiere di troppo e che sia caduto in acqua. Tu che ne pensi? Beh, lui nuotava sempre in piscina ubriaco. Oh, Duncan. Papà. È ora di andare. Grazie, Duncan. So che è stato terribile per te, Helen. Forza, svegliati, Peter. Ti porto a casa. Sono già a casa. Va bene, solo per stanotte. Sì, mamma. Provaci ancora, Sam. Buonanotte. Sei un caro amico, Duncan. Mio padre era molto affezionato a te. Mi mancherà molto. La vita è strana, vero? A volte ti sembra di avere tutto il tempo del mondo e poi è finita. Come farò a superare questo momento? Cosa c'è? Niente. Torna dentro e va a dormire. Ci vediamo domani. Ciao.
Walt. Mr. McCloud, ti trovo sempre nei posti più impensati. Pensavo la stessa cosa di te, Mr. Walt. Arrivederci, McCloud. Anch'io sono lieto di vederti, McCloud. Credevo che non fossi più a Parigi. No, pensavo che ti importasse. Mi preoccupo, invece. Parigi può essere pericolosa. Eh già, una città dove qualcuno può darti un pugno sul naso senza motivo. Stavi seguendo Nicholas Ward, vero? Sì. Bella rappresentazione. Rappresentazione? Questa è un'offesa all'intelligenza. È soltanto il modo in cui il popolo affronta le proprie paure, Stilwell. E Dio sa se ha diritto ad avere paura. Paura di cosa? La notizia non è arrivata in Inghilterra? Harry, finiscila con le tue superstizioni. Quest'uomo ha diritto di sapere. Ti renderai ridicolo e basta. Di che cosa state parlando, signori? Di vampiri, Mr. McCloud. Non lo è. Si sa che c'è un vampiro che si aggira per le strade di Parigi. Il mio socio è piuttosto superstizioso. Stia tranquillo, io non condivido la sua opinione. Oh. Bravi, bravi, bravi. Lei cosa ne pensa, Mr. McCloud? Riguardo al vampiro? Ma io credo che Parigi sia una città alla moda e i vampiri vanno di moda. Vogliamo parlare d'affari, signori? Sono d'accordo. Mr. McCloud, cosa sa della nostra compagnia? La Bel Air è nata 15 anni fa. All'inizio importava merce dall'Europa dell'Est. Poi siete arrivati fino in Medio Oriente e ora siete anche nel Nord Africa. Importate materie prime ed esportate prodotti finiti. Si è documentato bene. Grazie. Noi apprezziamo il suo interesse per la compagnia, ma devo essere onesto. Si tratta di un investimento a lungo termine. A noi non dispiacerebbe poterne trarre profitti immediati. E se Charles fosse ancora vivo, non staremmo qui a fare queste discussioni. Noi vogliamo costruire un impero commerciale che duri per generazioni, non è così? Io preferirei costruirmi una casa in campagna e viverci con mia figlia e i miei futuri nipoti. Signori, vi assicuro che intendo fare investimenti a lungo termine. Eccellente. Allora ci vediamo domani mattina nel mio ufficio. Va bene alle 9? Alle 9. Lavoreremo benissimo insieme. È quello che mi auguro anch'io, signori. Qualcosa non va? No, non mi scusi tanto. È questa faccenda del vampiro, sa. Non la prende troppo seriamente. Ah, ma davvero? Perché non lo chiede un po' a loro, se credono ai vampiri? E non ne avrebbero neppure motivo. E lei sì? Un altro drink, Mr. McCloud? Mr. McCloud? No, non adesso. Vuole scusarmi? Chi è stato? Non lo so. Ho visto un uomo chinato su di lui. Ehi, è laggiù. Fermo!
l'ha colpito? Sì, sì, l'ha colpito. Mi dispiace, non c'è più niente da fare. Cos'è stato ad ucciderlo? È difficile da stabilire. Davvero? Lei è un dottore, no? Forse è stato picchiato. Picchiato? Guardi com'è pallido. Ecco cos'è che il bravo dottore non vuole che vediate. Guardate! I segni di un vampiro. Ma questo è ridicolo. Ah, sì? E allora dov'è il sangue? Gli è stato succhiato tutto. Guardate in terra. Neanche una goccia. Lei è un ingenuo. Non lo si uccide con i proiettili. Va tutto bene? Sì. Povero William. Se fosse rimasto a bersi quell'ultimo bicchiere con noi... Venga, Henry. La accompagno a casa. Sì. Lei ancora non vuole crederci? Io sono un uomo istruito, Henry. E mi dispiace che lei... Ma quei segni, quei piccoli segni dei denti... Ci deve essere un'altra spiegazione. È sicuro di avermi detto tutto? Prima o poi, tanto lo verrà a sapere. 6 mesi fa, Charles William e io abbiamo organizzato una spedizione in Transilvania. Sapevamo di certe reliquie che avremmo potuto avere facilmente. La verità è che... eravamo motivati dall'avidità. Cosa andò storto? Tutto quanto. La gente del luogo si rivoltò contro di noi e i nostri uomini si misero a litigare tra loro. L'archeologia è una faccenda pericolosa. Ah, l'archeologia. Quella era una chiesa, MacLeod, una chiesa antica. E voi l'avete depredata? Come dei selvaggi. Abbiamo rubato le icone, abbiamo profanato il cimitero. Abbiamo portato via un antico sarcofago con ornamenti di grande valore. Ma ormai era tardi, così decidemmo di aspettare e di aprirlo il giorno seguente. E cosa successe? Il giorno dopo non c'era più. Qualcuno l'aveva rubato. Mi scusi, Harry, ma non riesco proprio a credere che ci sia un vampiro. Allora lei come spiega la morte di Stillwell? E la morte dell'altro socio, Charles Voight? Mr. MacLeod, lui è Alan Benn. Sì, il cacciatore di vampiri. È una professione a tempo pieno o è solo un hobby? Mr. Benn è il più grande esperto nel suo campo. L'ho ingaggiato per proteggerci. Peccato che non abbia protetto Mr. Stillwell. Il vampiro è furbo, Mr. MacLeod. Più furbo di quanto lei possa concepire. Buonanotte. Il suo cappello, monsieur. Mr. MacLeod. Grazie. Prego. Lei ha visto il cadavere di Stillwell. Come fa a non crederci? Sono molto testardo. I principi della morte, le creature della notte, gli immortali. Non esistono, secondo lei? Mr. Benn, lei quanti ne ha incontrati? Ne ho visti più di quanti lei immagini. Deve averne visti tanti, allora. Signori? Miss Jacob, mi permetta di porgerle le mie sincere condoglianze alla luce di questa recente scomparsa. Grazie. Però io sono convinta che Mr. Stillwell è stato ucciso da un uomo, non da un mostro. Le chiedo solo di non avere preconcetti, Miss Jacob. E io le chiedo di smettere di tormentare mio padre con queste sue sciocche superstizioni. Un suo collaboratore? No. Io sono Duncan MacLeod. E anch'io stento a credere ai mostri. Io sono Juliette Jacob, mio padre mi ha parlato di lei. Mr. Nicholas Ward, il nostro avvocato. Ora, se volete scusarmi, mio padre è rimasto molto sconvolto. Peccato conoscerci in un momento così delicato. Forse ci siamo già incontrati, solo qualche ora fa. Non credo proprio, me ne rammenterei.
strano bastone. Un tempo lo era. Oggigiorno è diventato molto comune. Mr. Ben, mio padre desidera vederla. Mr. Ben continuerà a rincorrere mostri finché Mr. Jacon lo pagherà. Non è vero, Ben? Rida pure se vuole. Anche voi e Stilwell hanno riso. E guardi cosa gli è successo. Vuole spiegarmelo lei, Mr. Ward? Un animale dello zoo, un maniaco. Ma l'idea di vivere per sempre è assurda. Lei non crede? Le immagini che vediamo dei vampiri possono avere a che fare con le leggi della rifrazione che ancora noi non conosciamo a fondo. Possono creare un effetto ipnotico. Un'illusione. Illusione o no, non è servito a William e agli altri. Potrebbe servire a lei. Io sono già un uomo morto. Forse è ubriaco, ma è ancora vivo. Cos'è? Ah, acqua santa, è una croce. Ah, questo è tutto quello che sa fare? È un rimedio provato scientificamente? Che funzioni, è dimostrato dalla storia. Dove va? Lei mi ha assunto per trovare il vampiro, non per stare qui ad aspettarlo. Chi è? C'è qualcuno? Ben! Che cosa le prende, Henry? Me l'hanno appena mandato da Londra. Nicholas, è lei. Che cosa ci fa qui? Sono venuto a riscuotere. Oh, ma io non le devo niente. Come no? La sua vita, Henry. Che splendida città. Sì, è meravigliosa. Che cosa hai scoperto? Beh, la polizia francese sta indagando su diversi omicidi, ma niente fuori del normale. Forse ha smesso di uccidere. No, Ward. Lui nasconde un omicidio con un altro. Credevo che tu avessi degli uomini all'interno. Per ora non ci sono tracce di un serial killer a Parigi. Verranno fuori. Ward non fa altro che uccidere. È meglio che vada. Oh, beh, mi dispiace. Speravo che rimanessi. A partire da domani alcune cose cominceranno a cambiare da queste parti. Ma davvero? Sì, è arrivata l'ora di farsi avanti. D'ora in poi non dovrai più pensare a niente, né tu né i tuoi amici musicisti. Davvero? E cosa farò per occupare le giornate? Oh, ti troverò io qualcosa da fare. È una promessa? Resta con me. Saremo cattivi. Quanto cattivi? Molto, molto cattivi.
Adesso non posso. Più tardi. Beh, dopodomani, Nick, sarà come dice la formula. Finché morte non ci separi. Ti giuro che sarà proprio così. Mr. McLeod. Ti stavo aspettando. Spero che non ti sia annoiato troppo. Partecipare alle cerimonie funebri può essere così snervante. Che bel mantello, è cashmere. Grazie. Posso darti il nome del mio sarto, se vuoi. Magari più tardi. Dove sei stato ieri sera? Ho accompagnato Juliette e poi sono andato a dormire. Perché me lo chiedi? Ho sentito la presenza di un immortale quando Stillwell è stato ucciso. Oh, davvero? E io cosa c'entro? L'ho visto solo da lontano, ma somigliava molto a te. È meglio per lui. Ma sono certo che conosci il detto che al buio tutti i gatti sono grigi. Non tutti i gatti hanno un bastone come questo, però. E adesso Harry Jekyll è morto. Non vorrà insinuare che ne sia io il responsabile. Se io volessi uccidere qualcuno, Mr. McLeod, perché mai dovrei fingere di essere un vampiro? Dimmelo tu. Oh, magari è una cosa personale. Ci sono. Jacob ha sempre avuto la brutta abitudine di bere Chateau Lafitte prima del tempo. O forse invece è colpa del cattivo gusto di Stillwell nel vestire. Vedi, io riesco a perdonare tutto tranne il cattivo gusto. E se a ucciderli fosse stato un vampiro, nessuno sospetterebbe dell'avvocato. Fin qui hai ragione, ma dovrei avere qualcosa da guadagnare dalle loro morti, no? Ora, che cosa potrebbe essere? Beh, dipende. Che rapporti hai con Juliette Jacob? Oh, mi meraviglio, Mr. McLeod. Un gentiluomo non parla mai della sua vita amorosa. No, però parla del suo lavoro. Lei erediterà la compagnia, vero? E se anche fosse? Noi siamo solo amici. Perciò non hai niente da guadagnarci, se siete solo amici. Nicholas! Domando scusa, vi ho disturbato. Assolutamente. Mr. McLeod e io stavamo commentando questa tragedia, mia cara. Cosa hanno detto le autorità? Solo che l'indagine è in mano agli uomini migliori. Cerca di non pensarci più, mia cara. Vedrai che troveremo il maniaco, te lo prometto. Sempre che sia stato un maniaco. Le mie condoglianze. Mr. McLeod, tanto vale che sia il primo a saperlo. Mr. Ward e io ci sposeremo. Mio padre non avrebbe voluto che rimanessi da sola. D'ora in avanti prenderemo insieme le decisioni che riguardano il futuro della Bel Air. È meraviglioso. Non crede anche lei, Mr. McLeod? Congratulazioni. Auguro a entrambi una vita lunga e felice. So che tutto sembra contro di me. E inoltre so anche che un altro immortale non mi giudicherebbe mai senza avere delle prove. Ah, vedrò di trovarle. Buonanotte. Ti ho preso, brutto bastardo. Sì? Ben, è ancora alzato? Arrivo. Ah, entri, entri pure. Lei sa cos'è quello? Spero che non sia la sua prima colazione. È la conoscenza, come tutto il resto, se uno sa cosa cercare. Lei cosa sa della morte di Stillwell e Jacob? Ha visto i segni sul collo, penso che sia stato un vampiro. Le ho chiesto che cosa sa, non che cosa pensa. Conosce la medicina legale? È l'uso di metodi scientifici per risolvere i crimini. Esattamente. Presto riuscirò a risolvere anche questo. Prima di quanto lei creda. Metta questo su un vetrino.
Ah, sì. Sono uguali? Perfettamente. Gli altri li ho trovati sui corpi delle vittime la notte in cui sono morti. Cashmere nero. È del mantello di Nicholas Ward, vero? Stavo aspettando l'opportunità di prelevarne un campione. Mr. McLeod, Nicholas Ward è il vampiro che cercavamo. Dobbiamo distruggerlo. Lasci Nicholas Ward a me. Lei non sa con chi ha a che fare. Io sono preparato. Non si preoccupi per me, McLeod. Trovi altre prove contro di lui. È quello che farò. È molto tardi, Mr. McLeod. È una cosa urgente, per questo sono qui. Molto bene. Ma voglio sperare che non si tratti ancora di quello stupido vampiro. Noi ci conosciamo da poco tempo. Ma deve credere a quello che sto per dirle. La sua vita è in serio pericolo. Mio padre sapeva giudicare gli uomini. Se non si fosse fidato, lei non sarebbe qui adesso. Conosce bene Nicholas Ward? Quel che basta per sposarlo. Se sa qualcosa su di lui, lo dica subito. Credo che Ward abbia ucciso suo padre e gli altri due. Ben ha le prove. È impossibile. Vuole il controllo della Bel Air. Sarò sempre io a controllare la Bel Air, anche dopo che ci saremo sposati. Questo soltanto finché lei sarà viva. Se ne vada. Prima è stato ucciso Charles Voight, poi Stilwell e suo padre. Adesso lei è l'unica persona che lo separa dalla Bel Air. Ma come si permette? Juliette, mi ascolti. Nicholas ha fatto miracoli per la Bel Air. Lui è un genio. Anzi, io sono convinta che l'assassino è un altro. Qualcuno che vuole comprare una parte della Bel Air, Mr. McLeod. A me non importa della Bel Air, io mi preoccupo della sua vita. Molto carino da parte tua, Ben. E neanche molto sportivo, amico mio. Spero che adesso tu abbia capito. Mr. McLeod, ti trovo sempre nei posti più impensati. Pensavo la stessa cosa di te. Una boccata d'aria fresca? Lo faccio ogni notte. Ho saputo che fa bene alla salute. Anche con un vampiro in libertà? Oh, il solo pensiero mi fa venire la pelle d'oca. Sai che quasi quasi incomincio a crederci anch'io. È tuo questo spillone, vero? Sì, hai ragione. Dove l'hai trovato? Era proprio accanto al cadavere di Ben. Oh cielo, allora mi hai scoperto. Quanti ne hai uccisi per avere la Bel Air? Non credo che questo abbia importanza. Idea geniale, vero? Jacob è diventato isterico grazie al senso di colpa per aver depredato la chiesa in Transilvania. Io ho semplicemente fatto avverare il suo peggiore incubo. E adesso tutta la città parla di me, il vampiro. È stata una magnifica rappresentazione.
Tu sei pazzo. Oh, ti prego. Noi viviamo per secoli, MacLeod. Dobbiamo trovare il modo di non annoiarci. Ci sono altri modi. Oh, vedo che tu non mi approvi. Puoi dirlo forte. Cosa farai con Juliette? Ah, lo so, tu sei il tipo che si sposa per amore. Io, d'altra parte, mi sposo solo per i soldi. Tanti soldi. Allora, che cosa vuoi fare, Mr. MacLeod? Vivi e lascia vivere, o... Facciamola finita. Per me va bene. È stato divertente. Dobbiamo continuare. Un'altra volta. Oh, saluta tanto Juliette da parte mia. Toc, toc. Cosa hai scoperto? Forse la polizia ha trovato un comune denominatore riguardo tre delitti. Tre uomini più o meno della stessa età assassinati. Cosa avevano in comune? Erano tutti sulla cinquantina e avevano frequentato tutti una scuola in Svizzera molto costosa, il Collegio Rosé. La polizia sta esaminando le loro schede per trovare altri collegamenti, ma ci sono altre 76 persone che hanno frequentato il Rosé all'epoca e vivono a Parigi ora. Non riusciremo mai ad avvertirli in tempo. Se Ward segue il suo solito schema, non sarà necessario. E qual è? Nicholas Ward ha sempre guadagnato i suoi soldi all'antica. Sposa donne ricche. Buongiorno. Salve. Sono appena arrivato a Parigi e ho un piccolo problema. Forse lei può aiutarmi. Ci posso provare? Mio fratello sta per sposare la persona sbagliata. Crede che siano affari suoi? No, ma voglio solo parlare. E cosa glielo impedisce? Lui vive con la sua fidanzata. Io non so neanche come si chiama, dove abita. Senta, se fosse suo fratello... Mio fratello ha sposato una vacca. Come si chiama suo fratello? Nicholas Ward. Oh. Eccolo qui. Si sposa con Ellen Piper domani. Grazie. Si figuri. Ciao, Duncan. Ciao. Cosa c'è? Volevo farti le mie congratulazioni. Ho saputo che domani ti sposi. E chi te l'ha detto? Ho incontrato Ward. Oh, tu conosci Nicky? Ci conosciamo da anni. Sai dove posso trovarlo? No. Forse in qualche buco alla ricerca di un gruppo che gli faccia vincere un Grammy. Vuoi una birra o qualcos'altro? No, no, grazie. È strano che non m'abbia parlato di te. Ma gli piace tanto essere misterioso. Ma non ci vedevamo da qualche anno. Beh, congratulazioni. Grazie. So che è una cosa improvvisa, ma a volte bisogna lanciarsi, no? Sai, a lui piace dare l'impressione di essere pazzo e stravagante. Ma non ho mai incontrato un uomo così portato per gli affari. Che coincidenza. Tuo padre dove è andato a scuola? Credo da qualche parte in Svizzera. Al Rosé? Proprio così, al Rosé. Lui e Peter erano compagni. Qual è il numero di Peter? È 555-4286. Pronto? Non è in casa. C'è qualcosa che non va? Niente. A più tardi. Ciao. Nicky.
Ah, grazie, McCloud. Cos'è, un gesto d'amicizia? Diciamo che non siamo nemici. Hai visto niente? No, forse l'hai spaventato. È troppo arrogante per spaventarsi. Lui sa che la stai tenendo d'occhio. In qualche modo la farà andare da lui. Perché non l'avverti? E cosa le dico? Che Nick è un immortale che faceva il vampiro e che ha ucciso suo padre e suo zio. E che non può neanche denunciarlo alla polizia perché gli taglierò la testa. Sì, hai ragione. Non la perdere d'occhio. Dove vai? Il nostro amico mi ha riservato una piccola sorpresa. Monsieur, vorremmo fare due chiacchiere con lei. Non ditemelo, mi portate alla centrale. Non deve preoccuparsi. È solo una formalità. Quando sono arrivati? 10 minuti fa. Che diavolo ti è successo? Un gentile interrogatorio grazie al caro Ward. Ha dato la mia descrizione dicendo che ero l'assassino che cercavano. Voleva togliermi di mezzo per un po'. Meno male che c'eri tu. Fermi? Grazie. Se vuoi puoi venire con me. Congratulazioni. Signorina Piper, signor Ward, è il vostro turno adesso. Duncan, come tuoi testimoni. McCloud e io dobbiamo discutere di una cosa. Adesso? Ma stiamo per sposarci, Nicky. Farò in un momento. Ciao. Davvero, McCloud, come deve fare uno per guadagnarsi da vivere? Non ti leverai mai dalle scatole, vero? No. Che sta succedendo, ragazzi? Sono subito da te. McCloud, McCloud. Perché correre questo rischio? Potremmo trovare un accomodamento, fare un accordo. Nessun accordo. Solo tu e io. Adesso. È meglio che mi aspetti a casa, è un po' più lungo di quanto pensassi. Oh, scusa un attimo, Nicky. Qualunque cosa sia, può aspettare. Abbiamo già rimandato fin troppo. Ma che cos'è questa storia? Duncan! Tutti i rapporti di amicizia hanno delle conflittualità, Helen. McCloud e io dobbiamo parlare delle nostre. Oh. Grazie. Andiamo, McCloud. Tutto questo è assurdo. Non per le persone che hai ucciso. Erano mortali, McCloud. Chi se ne importa di loro? Dovresti avere sviluppato un certo senso dell'umorismo dopo tutti questi anni. Quant'è che ti comporti così? Da molto tempo prima che tu nascessi, Duncan. È stato un grande spettacolo. Sempre lo stesso, però. Perché rovinare l'ultimo atto?
Quando faccio il buono, sono molto bravo. Ma quando faccio il cattivo, sono fantastico! Non questa volta. È solo questione di gusti. Andiamo. Come l'ha presa? Tu che ne dici? Se non altro è ancora viva. Già. Cosa le hai detto? Che lui aveva un altro impegno improrogabile. Delle responsabilità a cui non poteva sottrarsi più importanti della loro felicità. Qualche volta una verità è meno dolorosa di un'altra. La storia è un unico grande cerchio. Spero che questo ci insegni qualcosa. Beh... ci rivedremo da qualche parte. Allora continuerai a seguirmi. È il nostro lavoro. Ma se tu mi invitassi a bere qualcosa da te, non avrei bisogno di pedinarti. Io bevo solo coi miei amici. Ehi, Dawson. Ti aspetta al battello alle 5.